Alla giornata dell'inclusione che si sta tenendo qui a Serre, anche il presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri. Presidente, lei non fa mai mancare la sua vicinanza quando si affrontano temi così importanti. È faticoso, la provincia è vasta, tanti comuni, tante iniziative in questi momenti, soprattutto quasi estivi, diciamo l'estate. Nonostante la giornata non estiva del tutto, però le iniziative sono tante, ma questa era un'iniziativa che meritava la presenza della provincia, la presenza significativa di un ente che fa rete con il territorio, soprattutto per un tema, quello dell'inclusione, che diciamo conforta, ecco, che parta da piccoli centri come Serri in collaborazione con altri comuni, che si guarda alle persone più fragili, che non si è indifferenti, ci fa ben sperare per il futuro. Poi vedo tanta gente, quindi c'è il calore, c'è la partecipazione, c'è la consapevolezza che bisogna stare uniti, così nessuno si sentirà solo. Serre oggi si colora con i colori dell'inclusione, grande festa, una festa dedicata a tutti i bambini e non solo, la giornata dell'inclusione appunto denominata Stringi la mia mano. Noi siamo con il sindaco Antonio Pramolla. Sindaco, questo è un momento molto significativo per questa cittadina. Una giornata indimenticabile, una giornata rivolta ai bambini, ai ragazzi, ai giovani di questa comunità e non solo di questa comunità, diversamente abili. Una giornata davvero emozionante e viverla da primo cittadino è davvero un'emozione unica. L'abbiamo voluta fortemente organizzare questa prima giornata dell'inclusione sociale perché riteniamo che nessuno debba rimanere escluso, nessuno debba rimanere indietro e quindi oggi ne approfitto per ringraziare le tantissime associazioni che hanno aderito fin da subito a questa importante iniziativa, a questa importante e significativa giornata. Ringrazio altresì la provincia di Salerno nella persona del presidente Alfieri, sempre uomo disponibile, uomo del fare, uomo vicino ai nostri territori, l'onorevole Tommaso Pellegrino, onorevole regionale, la consigliera delegata alle politiche sociali della provincia di Salerno, Filomena Rosamilio, e il forum dei giovani con il coordinatore Niccolò Passannanti, che insieme a tutto il gruppo dei giovani ci è stato vicino fianco a fianco nell'organizzare questa bellissima, ripeto, stupenda ed emozionante giornata. Grande partecipazione da parte del Forum dei Giovani per l'organizzazione della giornata dell'inclusione che si sta tenendo qui a Serre. Noi siamo proprio con il coordinatore Niccolò Passannanti. Come è nata l'idea della panchina dell'inclusione? Nasce per dare un senso a questa giornata e per dare un di più a questa giornata, per non lasciare questa giornata fine a se stessa ad oggi 1 luglio, semplicemente perché questa è una panchina nelle vicinanze di una scuola e quindi i giovani, i bambini ogni giorno possono guardare e sedersi su questa panchina e coinvolgere anche i bambini con problematiche e non lasciarli mai indietro, perché il vero messaggio di questa giornata e che nessuno resti da solo e soprattutto indietro. Tra l'altro questa panchina è stata dipinta da un artista che è proprio di Serre. Sì, grazie mille a Lucia Di Salvatore, che è un artista di Serre, che con una sua opera di volontariato ha aderito a questa giornata che è stata fortemente voluta dal Comune di Serre con la nostra collaborazione. Ringrazio ancora una volta tutti i giovani del Comune di Serre perché è stata una collaborazione attiva
circa una cinquantina di ragazzi che sono mesi che lavoriamo con il comune, gli assessori dei preposti, i consiglieri. È stato un evento che ci ha impiegato molte energie, però è andato a buon fine. Messi alle strette, finalmente i tedeschi si congedarono da Altavilla, o meglio, di quel che rimaneva di questo ridente paesino collinare oramai ridotto ad un rudere sotto il cielo stellato di quei giorni tremendi. Molte volte quello stesso cielo aveva pianto per le sorti dei suoi abitanti, quando questi, presi dallo sconforto, gli avevano alzato gli occhi in segno di aiuto e nella speranza di trovare una giustificazione a tutto quello. Grande successo per la rappresentazione teatrale I giorni foschi di quel settembre, una rievocazione di quelli che furono i terribili fatti del 1943 che interessarono Altavilla Silentina, e noi siamo con il coordinatore del Forum dei Giovani che ha messo a punto questo spettacolo teatrale, Alex Serratore. Come è nata questa idea? Allora, questa idea è nata innanzitutto dal fatto che noi anche in passato, anche l'anno scorso, nello stesso periodo, abbiamo messo in scena la rappresentazione del miracolo di Sant'Antonio. Perché fare questo genere di cose? Perché fare questo genere di attività con il nostro forum? Perché è un'occasione che diamo a noi stessi innanzitutto di conoscere e toccare con mano la storia del nostro comune, perché quello che è accaduto nel 1943 ad Altavilla è un evento storico che ha assunto poi nel tempo grande importanza anche nella storia bellica. E infatti i combattimenti del 43 sono molto importanti per chi è appassionato della materia bellica, e poi per permettere anche a chi ci guarda, a tutta la popolazione, di conoscere questi fatti. Tante le scene emozionanti, ce n'è stata una che vi ha colpito in particolar modo? Ma sicuramente sono state tutte belle, però io penso che la parte fondamentale, il risvolto di tutto sia stata la parte finale, cioè un monito al futuro. Sostanzialmente quello che è accaduto nel 1943 può essere da monito anche per il presente, e quindi la parte in cui l'ottantenne, che poi era il figlio di Maria e Francesco, che era interpretato dal sottoscritto, l'ottantenne ha consegnato i semi della memoria a una bambina chiamata Speranza, e poi questa li ha diffusi insieme agli altri bambini tra la gente. Questo è il messaggio più importante, il segnale che volevamo lanciare oggi, e penso che forse ci siamo riusciti. Saranno soldati americani? Credo di sì. Eccoli, eccoli, sono arrivati. I bambini hanno sentito. Step aside, partner, it's my day. Bend an ear and listen. Saranno minacciosi? Non credo. Andiamo a vedere, avviciniamoci, figlioli. Salve padre! Salve! Com'andà? Non posso assaggiare la mia testa di oggi sei disperico! Tu, come mai sei cavallo inglese? Da Brooklyn, ho fatto il salto! Provato! Ci sono tedeschi nascosti in paese? Non che io sappia. Ma nemmeno l'ombra, comandà. Merda, fa schifo! Per carità! Andate via! Comandante, io non mi fiderei. Infatti ne abbiamo trovati due. Lo so, è un lurido bugiardo. Sono fascisti. Scommetto che le loro dimore sono piene di crocchi. Quei topi di fogna. Ragazzi, è stata dura, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Bisogna riconoscere però che il nostro nemico è essere molto preparato, tatticamente e strategicamente. Tu e i tuoi commilitoni andate a piazzare l'ospedale da campo laggiù. Signor, sì, signore! Tu e i tuoi commilitoni andate a depositare viveri in abitazioni circostanti per poi tornare lì immediatamente, fuori di paese.
a scavare trincee e piazzare tende. E c'è stato un lavoro veramente sinergico tra voi attori e tra quanti hanno partecipato a questa bellissima messa in scena. Sì, senza dubbio il grazie più grande non può che andare al nostro Alfredo Crisci, che è non solo il regista di questo, è stato non solo il regista di questo spettacolo, ma soprattutto l'autore. Lui ha scritto di suo pugno i testi e ha curato ogni aspetto della rappresentazione, io penso in maniera eccellente, in maniera magistrale. Alfredo è una grande risorsa del nostro territorio e noi non possiamo che essere orgogliosi di aver lavorato ancora una volta con lui. E verdura Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a Matinella di Albanella. PCC di Aquara, un punto di riferimento dal 1978 con 13 filiali in provincia di Salerno. Siamo ad Aquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Capaccio Scalo, Eboli, Oliveto Citra, Salerno, Battipaglia, Campagna, Ponte Cagnano, San Gregorio Magno, Felitto e Pellezzano. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa, da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, dalla tua parte e dalle tue parti. Sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pesto. La radio dei vostri successi, MPA. Radio MPA. Grande festa questa sera a Giungano per la vittoria elettorale della compagine guidata da Giuseppe Orlotti. E il sindaco è proprio qui con noi. Sindaco, questo è il momento di incontrare la sua gente. È un'emozione vedere tanta gente che ti vuole bene, che ti stima, e io mi impegnerò insieme alla mia squadra per dare il massimo di me stesso in termini amministrativi e di crescita per il territorio. È una festa che abbiamo voluto insieme, anche perché veniamo da 2 anni di Covid che ci ha veramente snervati tutti, e io avevo promesso di fare una festa e stasera ci siamo riusciti. Anche il clima è molto bello, ho avuto la stima di tante autorità politiche, militari e civili, ma tanta bella gente, che da domani lavoreremo insieme per la crescita di questo territorio. Io non smetterò mai di ringraziare i cittadini di questa meravigliosa comunità e sarò sempre a servizio loro H24, perché a me piace, quando io do qualcosa agli altri e quando non la ricevo mi fa male, io voglio dare tutto me stesso insieme alla mia squadra per regalare una Giungano diversa, una Giungano in crescita come lo siamo, in crescita demografica, e questo è il nostro successo. Stiamo lavorando sui PNRR per portare tutti i risultati, abbiamo appaltato tutte le scuole dal nido fino alla terza media, quindi oggi sarà un candiere. Quest'anno, ripeto, chiedo un briciolo di collaborazione alle famiglie, perché dovremmo dislocare più plessi scolastici, però poi potremmo regalare a loro una scuola sicura, bella e sotto l'aspetto sismico eccellente.
Ospitalità extraalberghiera, se ne parla questa sera a Serre con illustri relatori ed è con noi il presidente di Confcooperative, Salvatore Scafuri, perché questo settore può rappresentare un'opportunità di sviluppo per i territori e anche un'opportunità di lavoro per tanti giovani che vivono in questi territori. Noi promuoviamo lo sviluppo partecipativo dal basso e pensiamo che le aree interne sono ricche di opportunità che vanno però raccontate, va fatta tanta formazione ai giovani per evitare che questi vadano via dai loro paesi d'origine. Con Confcooperative stiamo portando avanti questo processo di valorizzazione delle aree interne, tra cui questo dell'ospitalità extraalberghiera, che verrà poi incluso all'interno di un progetto più ampio, che è quello di sviluppo delle cooperative di comunità all'interno dei territori del Cilento e di tutti i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, come è previsto dalla legge della Regione Campania 2020 approvata e resa attuativa il 16 maggio del 2023. Quindi saremo a fianco dei giovani anche per accompagnarli in processi di finanziamento legati all'investimento sui territori, far sì che le persone non vadano via e possano trovare remunerazione e anche una gratificazione nel rimanere sui territori che vivono. Quindi un'opportunità anche per contenere questo triste fenomeno dello spopolamento delle aree interne. Sì, noi siamo convinti che lo spopolamento è diventato una moda, moda di andare a Milano, la moda di andare a Roma. Sicuramente questo nessuno lo può evitare drasticamente di punto in bianco o cancellare questa dinamica, però si può far sì che nasca un nuovo messaggio, quello di valorizzare le nostre aree interne, quello di renderle attrattive, e siamo convinti che il settore turistico è sicuramente una leva di attrattività importante. Quindi se riusciamo a portare un'ospitalità diffusa, che è l'unica che si può fare sui territori delle aree interne, siamo convinti che anche i nostri giovani rimarranno sui nostri territori e non andranno via, o quelli che sono andati via potranno ritornare con più tranquillità e con più felicità sui territori d'origine. Sono centinaia le moto da enduro che sono arrivate a Rocca d'Aspide per il campionato regionale. Noi siamo con uno degli organizzatori, Carlo Pazzanese, presidente dell'associazione I Cinghiali del Cilento, e c'è un duro lavoro dietro tutto questo. Sì, finalmente siamo arrivati al dunque. È una grande soddisfazione personale portare qualcosa nel mio paese a Rocca d'Aspide, con l'aiuto di tanti amici, tra cui Giancarlo Donadio, il sindaco di Rocca d'Aspide, Vito Brenga, l'ingegnere. Che dire, speriamo che andrà tutto bene, ci sono centinaia di piloti e amici che ci sono venuti a trovare e siamo tutti pronti sulle linee con il nostro motoclub per gestire tutta questa gara. È una grande importanza per noi essere qui oggi. Si partirà da Piazza 20 Settembre, si toccheranno diverse aree di Rocca d'Aspide dove si terrà proprio questo giro di moto da enduro. Sì, praticamente partiremo dalla piazza, attraverseremo il nostro paese e poi ci sposteremo su varie contrade, tra cui Sant'Antonio, Carretiello, Massano. Faremo un giro quasi intero del comune, tutto fuori strada, e poi ritorneremo a Rocca per 5 giri. Tanta gente oggi a Rocca d'Aspide per il campionato regionale di moto da enduro. Noi siamo con il sindaco Gabriele Iuliano. Sindaco, possiamo già dire che questa è l'ennesima bella manifestazione che si svolge a Rocca d'Aspide. Ma un modo come tanti altri, questo è particolare, è veramente unico, perché è la prima volta che un campionato regionale di enduro si svolge nella nostra città. Ma dicevo, un modo come un altro per poter promuovere e dare valore a quelle che sono le nostre bellezze, per far conoscere la nostra straordinaria città e il nostro territorio fantastico da un punto di vista naturalistico, e oggi sarà particolarmente interessato dalla presenza di questa gara che vede coinvolte 5 borgate rurali con parte del nostro centro storico, quindi un percorso anche da un punto di vista proprio, diciamo, della conformazione molto particolare, che
sicuramente sarà apprezzato dagli appassionati, ma che sarà un modo per veicolare le nostre bellezze, i nostri scorci naturalistici e far conoscere la nostra città, che ancora una volta si rende accogliente rispetto a queste iniziative che insomma ci dà soddisfazione e gratificazione. Siamo proprio nel vivo della gara per il campionato regionale di moto da enduro. Noi siamo con il presidente del consiglio comunale di Rocca d'Aspide, Vito Brenca. Questa è una bella soddisfazione per questa città, tante le persone che hanno raggiunto Rocca d'Aspide per partecipare a questa competizione sportiva. Rocca d'Aspide anche questa volta protagonista di un nuovo evento di questo campionato regionale di enduro, mini enduro e enduro cross. Sì, la soddisfazione è tantissima, anche molta partecipazione. Qui do il benvenuto ai piloti che hanno scelto Rocca d'Aspide, come hanno deciso di partecipare qui a Rocca d'Aspide, quindi inevitabilmente generano anche delle ricadute positive anche economiche sull'intero territorio. Voglio ringraziare innanzitutto l'organizzatore, l'associazione Cinghiale del Cilento, nel presidente Carlo Pazzanese, che veramente ha dedicato l'anima per organizzare questo evento, congiuntamente anche con l'amministrazione, ma oltre a lui l'associazione tutta, tutti i ragazzi che compongono questa meravigliosa associazione. Voglio ringraziare anche il presidente del motoclub di Salerno, Giancarlo Donadio, la Federazione Motociclisti Italiana, che ha deciso di regalarci questa giornata meravigliosa qui a Rocca d'Aspide. Assessore allo sport del comune di Rocca d'Aspide, Giuseppe Iuliano, e questo campionato regionale, l'ennesima dimostrazione che Rocca d'Aspide si conferma città dello sport. Sì, buongiorno, tutto molto bello qui stamattina, vedere pure tanta gente, tante persone, ci riempie veramente il cuore di gioia. Un altro grande evento, come la scorsa settimana siamo stati noi qui in piazza per la festa country, un'altra festa molto particolare, alternativa, e oggi siamo di qui di nuovo in piazza per questo bellissimo evento. Io allora, ragazzi, volevo veramente ringraziare con il cuore le persone che si impegnano e si sacrificano e si impegnano veramente tanto per portare avanti queste grandi manifestazioni, e vorrei ringraziare l'associazione I Cinghiali del Cilento, che questi ragazzi veramente sono stati bravissimi nell'organizzare questo importante evento per tutta la nostra città, la nostra fiorente cittadina Rocca d'Aspide. E tutto molto bello. Ieri sera è stato anche bello qui in piazza, perché ci sono state le iscrizioni a questo moto raduno, e la cosa più bella è vedere tanta gente, tante persone, tanti visitatori che sono qui a Rocca d'Aspide, e vedere anche i nostri ristoranti, i nostri bar, gli agriturismi pieni di gente, ci riempie il cuore di gioia. Quindi c'è stato un buon ritorno anche economico per tutta la nostra cittadina. E come dicevo prima, dal punto di vista sportivo Rocca d'Aspide è sempre viva, ci tengo a dirlo, perché anche abbiamo delle scuole calcio, abbiamo la pallacanestra, pallavolo, il karate, le scuole di danza, le palestre, quindi veramente Rocca d'Aspide è viva dal punto di vista sportivo, e io sono veramente felice e contento per questo. Partiti dal centro cittadino, da piazza 20 Settembre, ci siamo spostati per seguire le moto da enduro nel centro storico di Rocca d'Aspide, e adesso siamo arrivati in località Mancose, nella frazione di Carretiello. Siamo sempre in compagnia del presidente del consiglio comunale, Vito Brenca. Presidente, questa è un'altra tappa di questa gara. Sì, effettivamente questa è la prima tappa della gara in trasferimento dal centro cittadino, che è prevista proprio nella località Mancosa della frazione Carretiello, chiamata enduro, una tappa cronometrata chiamata Enduro Test, un percorso molto impervio e accidentato organizzato proprio per questo tipo di eventi e manifestazioni. Da questa, dove poi diciamo le due aree dove avviene il vero e proprio agonismo, è questa della località Mancosa frazione Carretiello, e poi la successiva area che sempre in trasferimento da quest'area i motociclisti dovranno raggiungere la località Massano della frazione Serra, dove è prevista un'altra area cronometrata, cross test. A differenza di questa, diciamo che è molto più pianeggiante e meno faticata. L'intero percorso, dalla partenza dal centro cittadino, passando per le aree di trasferimento della località Mancose di Carretiello e località Massano di Serra, per raggiungere di nuovo il centro cittadino, è circa 25 km da percorrere per 5 giri consecutivi.
campionato regionale di moto da enduro che si sta tenendo a Rocca d'Aspide lo stiamo seguendo in tutte le sue tappe salienti. Adesso abbiamo raggiunto località Serra, di preciso la zona di Massano. Siamo con il presidente del Consiglio Comunale di Rocca d'Aspide, Vito Brenca, che tanto ha collaborato con gli organizzatori per la buona riuscita di questa manifestazione. Presidente, lo stiamo vedendo, un campionato che ha coinvolto non solo il centro di Rocca d'Aspide ma anche tutte le aree rurali. Sì, infatti abbiamo visto la partenza da Piazza 20 Settembre, adesso siamo nell'area rurale della località Massano della frazione Serra, dove è previsto il cross test, una cronometrata, unitamente anche a un'altra cronometrata prevista in località Mancose della frazione Carretiello. Ovviamente quest'anno al centro cittadino sono state associate queste due località, qualora l'anno prossimo dovesse essere confermata la tappa qui alla città di Rocca d'Aspide, ovviamente saranno scelte altre frazioni per lo svolgimento della manifestazione.